Cittadini e cittadine di Scifì, di Forza d'Agro, buonasera a tutti. Chiudiamo questa sera la campagna elettorale nella frazione di Scifì. Sono state delle serate intense, sono state delle serate in cui se ne sono sentite tante, di cose vere e di fesserie, ma se ne sono sentite tante. Sono state delle serate in cui noi abbiamo detto cosa abbiamo fatto, anche se molti hanno le orecchie tappate dal cerume, e sono state serate in cui abbiamo detto quello che vogliamo fare. E qualche altra cosa la aggiungeremo questa sera. Però, come dice la candidata sindaco della lista numero 2, devo fare delle precisazioni. E poi tutto comizio sulle precisazioni però, perché un rigo di programma non è che l'ha spiegato. Tutte precisazioni ha fatto. Quindi comincio pure io con le precisazioni. Giulietta, se tu eri sicura che non dovevi fare la domanda e la richiesta di autorizzazione al sindaco, perché l'hai fatta? Perché l'hai fatta? Qui è carnaluare, come fa o ci va da reti? Se tu eri sicura che non serviva, non la facevi. Invece me l'hai presentata e io ti ho autorizzato. Quindi se non serviva, non la facevi. Che te ne sali sul balcone e fai la frase d'effetto e ti battono le mani? Dico, non l'ho capita. Poi ti sei subito preoccupata del geometra muscolino, perché con lei non c'entra niente, non c'entra niente, loro sono il nuovo, quelle lui parla dal balcone, parla per i fatti suoi. La prima frase che ha detto è votate la lista numero 2, però con lei non c'entra niente, però non c'entra niente, però lo difende. Gli hai messo il bavaglio? Non gli ho messo il bavaglio, doveva fare la richiesta, ma siccome lui non si abbassava a farmi la richiesta, scrisse una cosa che non si capiva niente: voglio fare una riunione nella piazza Largopiano. Devi fare la richiesta del suolo se fai la riunione nella piazza Largopiano. Se dicevi che volevi fare un comizio, lo facevi. Per fare le riunioni sul suolo pubblico si deve fare la richiesta al sindaco. Siccome lì c'era scritto una riunione pacifica senza armi, anche se ha detto che deve usare l'artiglieria pesante, però era senza armi quella, quindi ci voleva l'autorizzazione. Però siccome non si abbassava a chiedere l'autorizzazione al sindaco, perché che se ne dica, però sono il suo sindaco e quindi sempre deve sottostare alle mie regole di sindaco, comizio non ne ha fatto. Quando farà le richieste legittime, il sindaco lo autorizzerà e lui parlerà. E non mi spavento, stai tranquilla, perché io scheletri nell'armadio non ne ho. Io non mi spavento, figurati se mi scantare tu geometra muscolino, proprio saremmo all'assurdo totale. Che parli, domani sera fa la richiesta legittima e parla. Se sbaglia a parlare lo querelo, perché faccio l'avvocato e sono bravo. Se lo sbaglia a parlare lo ascolto. Se gli devo rispondere gli rispondo, se non gli devo rispondere non gli rispondo. Gli ho messo il bavaglio subito, abbiamo i paladini della giustizia qua che difendono, abbiamo Robin Hood che difendono subito i poveri. Difendono i poveri. Hai detto una cosa giusta questa sera, Giulietta, complimenti. Io non ci andrò all'amministrazione, io ci rimarrò, perché già ci sono. Non mi muovo di là fino al 2019, seduto là su quella poltrona. Non ci andrò, signor da un annare. E poi, visto che hai scomodato pure Santi e giustamente hai invocato il tuo santo protettore, Santa Rita, perché è il santo delle cose impossibili, quindi l'hai detto tu, però questa volta non ti esaudirà. Io ne invoco un altro, santo liberante, patrono di Allume, me ne liberati via e di tutto il tuo gruppo. Perché avete formato un bello gruppo per fare le scampagnate, 1° maggio, 25 aprile, lunedì di Pasqua, siete precisi, ballate, cantate, perciò siete precisi. Ma sulla candidata questa sera dirò tante cose. Ora dedicate gli spazi ai Carmeli, 2 minuti, un minuto per l'architetto, capero che non lo devono fare parlare perché se parla la scatascia, quindi ci dugnano 2 minuti di tempo, poi fanno finta che va a finire il tempo, basta, basta, stringi, 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 lui vuole dire tante cose e non gliele fanno dire, speriamo che gliele fanno dire domani sera a Forza d'Agro. Carmelo,
se crolla il ponte tu non corri rischi, perché a Scifì tornerai fra 5 anni, perciò problemi non ne hai. Quindi non ti preoccupare se crolla il ponte, perché tu stai a Sciglio, perciò problema, se crollo ponte di Scifì a te non ti interessa niente. Come non ti è interessato niente quando è mancata l'acqua a Forza d'Agro per una settimana. E tu ti sei stato a Sciglio quando facevi il sindaco, è mancata l'acqua una settimana, a ridosso di Capodanno. E tu eri malato, facevi una telefonata se eri malato, allora se ci avevi a telefonare non è che avevi aggiustato un tubo. Che ti preoccupi che crolla il ponte di Scifì. E poi mi spieghi che targhe ho messo nel convento. Mi ha dato una bella idea. Nei prossimi 5 anni mi invento qualche cosa e ci metto una targa, perché finora non ce ne sono targhe nel convento. Forse hai stravisto qualche cosa. Mi hai dato una bella idea e la metto. Basta Carmelo, per questa sera ti ho dedicato troppo tempo. Omonimo Carmelo Lombardo. Carmelo, complimenti, hai fatto un bel colpo di teatro questa sera, mi fa piacere, io lo sapevo che tu eri bravo a recitare, belle battute, sicuramente nel tempo libero, non facendo l'amministratore perché non lo farai, ti potrai dedicare al teatro, quantomeno ti sei trovato un diversivo. Noi, caro Carmelo Lombardo, il vice sindaco ce l'abbiamo, qua è, guarda che bello, Massimo Cacopardo, e te lo devi sopportare altri 5 anni. Hai capito? Non ce ne sono misteri. C'è il mistero del vice sindaco. Qua è. Guarda che bello. E se non ti piace te lo sopporti. Hai capito? Per altri 5 anni. Ti avevamo offerto la vice sindacatura a te. Aspettavo Mattia. Ne avevamo una vice sindacatura. Con la tua profonda scienza. Ti offrivamo il posto di vice sindaco a te. Te l'ha offerto mio zio. E fai, mio zio fa un sindaco e tu ci fai un vice sindaco. Fatevi una lista assieme. Visto che il sindaco sono io, se te l'ha offerto mio zio Bruno ti fai la lista con lui, perché nella mia lista spazio per te non ce n'è e non ce ne sarà. Quindi se te l'ha offerto lui ti cominci a fare le riunioni con lui e fra 5 anni vi presentate assieme. Sono state delle serate in cui io ho sentito delle fesserie di livello stratosferico. Poi ora si inventarono questa cosa del vittimismo. Aggrediti, ma quante gliene abbiamo dette, poverini, per pietà, per misericordia, li hanno aggrediti. Però io le urla e le grida le ho sentite solamente dall'altro balcone, qua urla e grida non ce ne sono state, aggressioni non ce ne sono state, però vi capisco, urlate e gridate, picchi a raggia di chi di casa hanno capedro. E quindi giustamente ogni giorno che passa e vi rendete conto che non andrete da nessuna parte, vi aumenta la rabbia, è dura da digerire, è dura, ma ve l'ho detto la prima sera, la gente non vi vuole, non vi vuole, è 2 mesi che andate dicendo in giro, a Scifì pigliano una botta, a Scifì sta vota, perché siete convinti che avendo fatto delle alleanze, perché è volata la colomba della pace sopra di Scifì, improvvisamente la colomba della pace volò su Scifì e tanti si sono rappacificati e di questo ne siamo felici, perché noi siamo gli uomini della pace, e pensano che questa accoppiata chissà quali benefici che porterà. Ve lo dice Fabio Di Cara che cosa succederà a Scifì. Prendete un muro di faccia, l'ennesimo muro di faccia, come quello che avete preso nel 2009. Questo succede a Scifì e già lo sapete. È finita la dominazione feudale, non vi preoccupate, finivo. Finivo. E che ancora non ve ne volete fare una ragione. Poi lo scoprirete il 26 sera cosa succede a Scifì. Poi ve lo spiegano i cittadini di Scifì, che non si fanno abbindolare dalle vostre facce, dai vostri balli e canti. E 5 comizi abbiamo fatto, voi fate accordi politici, facciamo accordi politici, e qual è il problema? L'ho detto la prima sera, voi promettete ruoli, ma perché come si fa la politica? Ma scusa, come si fa la politica? Non l'ho capito. Ma che Dio, la gente deve venire dal nostro lato e si deve candidare con noi per la nostra bella faccia? Se trova la convenienza elettorale e politica si allea con noi, se non la trova non si allea. E qual è il problema ad ammetterlo? Qual è il problema? Di sicuro non abbiamo fatto rappacificazioni per fini politici, non vi preoccupate. Nel nostro curriculum di queste cose non ce ne sono.
E poi parlate di guardarci le nostre divisioni. Le nostre divisioni. Cominciamo con tutte le cose intelligenti che ha detto la candidata sindaco della lista numero 2. Io sono figlia di emigranti, lo sappiamo, Giulietta, la tua famiglia la conosco, tanti sono figli di emigranti, qual è il problema? Però l'architetto Lombardo la prima sera ha fatto una gaffe colossale, inutile arrampicarsi sugli specchi, voi avete offeso la dignità della comunità rumena di Forza d'Agro e la continuate ad offendere. Avete fatto, l'altra sera avete detto tre parole di programma, perché poi devo fare una precisazione. Partono col programma, dico finalmente sento quello che vogliono fare, poi c'hanno le precisazioni. Faremo i corsi di italiano, ma fatevi fare voi i corsi di rumeno, perché loro almeno conoscono due lingue, l'italiano e il rumeno. Voi probabilmente a stento conoscete l'italiano, quindi fatevelo fare voi il corso. Amici rumeni, state tranquilli, conoscete l'italiano meglio di molti candidati della lista numero 2. Poi penso che soffro del morbo di Alzheimer io, perché Giulietta dice che dico cose, ma io non mi ricordo. Cioè, io, oppure cose che ha detto lei, no. Giulietta, tu l'altra sera hai detto che io ho scritto il discorso a Gabri, hai detto così. Io il discorso a Gabri non l'ho scritto, non ho riferito nulla come hai corretto questa sera, perché Gabri era lì quando Carmelo ha parlato e ha sentito con le sue orecchie, non è che gliel'ho riferito io, lei ha sentito e ha risposto con un suo intervento. Poi giustamente quando avete capito che con quella fesseria se qualche rumeno vi voleva dare il voto non ve lo darà, avete cominciato una serie di giustificazioni. Ma lo sapete come è il detto? Una certa cosa più si miscidia e più fedu fa, perciò chiudetelo quell'argomento, chiudetelo a scafazzau. Infatti voi l'avete capito e lo fate parlare 2 minuti e mezzo. La prima sera non l'avevate capito e lo facevate parlare mezz'ora e tutta mezz'ora mi faceva scialare. Devo fare una precisazione, già si capisce dall'attacco, quando comincia a dire devo fare una precisazione dici una babbaria. Devo fare una precisazione: debiti fuori bilancio non sottoscritti dal ragioniere, chi stasera San Vantavo? Quali sono? Dimmi qual è. Quando parlate prendete le prove, se c'è un debito fuori bilancio non scritto dal ragioniere prendete la carta, numero, nome, Cristiano, importo e lo dite, non che buttate le frasi così nell'aria, non si impressiona nessuno. Non si impressiona nessuno. Io però un consiglio te lo do, Giulietta. Ti conviene non farti vedere dal ragioniere in questi giorni. La cosa più grave è quella di non avere voluto parlare dello scorporo. Dello scorporo della frazione. Auscio che fantascienza, auscio che sogni. E tu pensi che potresti mai fare il sindaco senza avere il coraggio di affrontare delle cose e degli argomenti che possono risultare spinosi? Ne parlerò nelle sedi opportune. Ma quali sono le sedi opportune? C'è una sede più opportuna della piazza dove c'è un paese intero che ti ascolta? Qual è la sede più opportuna? Qua lo dovevi dire cosa volevi, cosa intendi tu sullo scorporo, qual è la tua idea? Lo devi dire qua! Ma io lo sapevo che non ne potevi parlare di questa cosa, lo sapevo, ti ho provocato apposta. Io lo sapevo. Non ne puoi parlare e te lo spiego subito. Perché se tu dici sono d'accordo con lo scorporo, a Forza d'Agro poi diventi stentuso in chianare. Perché devi spiegare ai cittadini di Forza d'Agro come sei d'accordo per smembrare un territorio. Se tu dici non sono d'accordo con lo scorporo, qualche candidato che c'hai accanto, non dico che si butta dal balcone perché poi mi dite che dico frasi infelici, se ne scende dalle scale di dove parlate e se ne va a casa. Ma tu lo devi dire qual è la tua posizione. Io l'altra sera quando ho detto qua che io farò in tutti i modi per bloccare questa cosa, mi sono preso la mia responsabilità. Non è che io ho chiesto prima a Massimo o agli amici di Scifì c'è qualcuno che vota per noi che è a favore dello scorporo. No, io le mie idee le dico nella piazza. Io non sono d'accordo per lo scorporo e lo avverserò in tutti i modi che la legge mi consente. Tutti li farò.
perché non dovrà passare mai la regola, il principio che il sindaco di Forza Nacro non si è battuto per l'integrità della sua comunità, come ho fatto di tutto per non fare chiudere la scuola di Scifì. Sono andato casa per casa, lo sapevo che non li spostavano di nuovo a Scifì i bambini, ma un sindaco ha il dovere di farlo, anche in case dove non ero ben accetto. E sono stato accettato, non voglio dire che non sono stato accettato, ma certo mi veniva difficile, però ho detto io sono il sindaco, io le devo provare, perché non si deve dire mai che per colpa di Fabio Di Cara si è chiusa la scuola Scifì. La scuola di Scifì si è chiusa per colpa dei genitori che mandano i figli nelle scuole degli altri paesi. Libertà assoluta però, ognuno i suoi figli li manda dove vuole. Il mio è un dovere istituzionale cercare di non fare chiudere la scuola. Poi i genitori fanno quello che vogliono dei loro figli. Non sono io che gli devo dire quello che devono fare. Tu ci devi dire la tua idea sullo scorporo. Tu domani sera a Forza d'Agro gli devi dire ai cittadini di Forza d'Agro che posizione prenderai se, che non succederà mai, per assurdo, nella peggiore delle ipotesi, malauguratamente, diventi il sindaco di Forza d'Agro. Tu lo devi dire. Quando sei seduta dietro quella scrivania e ti arrivano le carte dello scorporo, tu che cosa faresti? Dillo. Come vuoi fare il sindaco se non hai il coraggio di affrontare le problematiche? Non è la sede opportuna? Quando ci sono i cittadini è opportuno parlare di tutto, perché il sindaco è l'espressione di una cittadinanza. Sì, vi faccio le lezioni, perché le posso fare, dopo 5 anni che ho fatto il sindaco faccio lezione di come si fa il sindaco. E quando c'è un problema si affronta, non ci si nasconde. Devi dire la tua posizione sullo scorporo. Devi dire la tua posizione sullo scorporo. Andiamo avanti. L'ironia sull'assessore a tempo determinato, veramente, ve le potreste completamente risparmiare queste cose. Quelli che hai a fianco per fare l'assessore a tempo determinato farebbero carte false, hanno fatto il patto col diavolo pure per fare l'assessore a tempo determinato, perché siete una accozzaglia di persone che cerca solamente la poltrona, accozzaglia nel senso buono, nel senso un gruppo, termine infelice, lo ritiro, un gruppo di persone che cerca solo la poltrona, perché non avete nulla in comune l'uno con l'altro, perché siete quelli che nella storia di Forza d'Agro vi siete fatti la guerra l'uno con l'altro per 40 anni, quindi assieme vi tiene solamente la poltrona, non è che vi tiene altro assieme. Solamente la ricerca spudorata della poltrona, perché dal 2006 le state provando tutte per vincere le elezioni e tutti i tentativi miseramente falliscono e falliranno anche nel 2014. Argomento parcheggi. Noi non mandiamo a casa la gente, lo ripetono ogni comizio, vogliono convincere a quei 3 parcheggiatori a dargli il voto, siccome sanno che non glielo danno, glielo ripetono ogni sera. Noi non mandiamo a casa nessuno, perché i parcheggi li gestisce il comune. 6 mesi lavorate voi, 6 mesi lavorano gli altri. Giulietta Sinto scuro di mezzanotte, chi lo funno? Il comune non può fare assunzioni, l'ho spiegato 10.000 volte. Come tenete quelli che ci sono? Come le tenete? Questo non è un servizio che si può svolgere come le borse di lavoro, perché non viene considerato ammortizzatore sociale. Questo è un lavoro vero e proprio. Aspettavo Mattia casomai a gestirlo con il comune. Aspettavamo che ce lo dicevate voi. Il comune o lo gestisce con i propri dipendenti oppure esternalizza il servizio. E l'ho detto l'altra volta. Noi avevamo provato a fare una società in house di intera proprietà del comune proprio per gestirlo come comune e la finanziaria non consente più di fare questa cosa. Proprio lo scopo era proprio quello di non esternalizzare il servizio. Non ce n'è alternativa, non ce n'è. E poi ti dico una cosa, ho promesso i parcheggi a una famiglia. Allora io dico una cosa, nome e cognome, tu devi dire domani sera a Forza d'Agro a quale famiglia io ho promesso i parcheggi e lo devi dimostrare, perché quando
una cosa nella piazza, la dico con cognizione di causa e sono pronto a dimostrarlo, hai capito? Tu che dici che io ho promesso i parcheggi a una famiglia, devi dire nome e cognome della famiglia e lo devi dimostrare. Poi se dici una cosa falsa ti querelo, se dici una cosa vera dico ha ragione, mi ha scoperto, gli ho promesso i parcheggi a una famiglia. Inutile che lanciate accuse in aria così per prendere l'applauso. I parcheggi quando scadrà il bando, quando scadrà il periodo, poi scoprirai quale sarà il criterio per assegnarli. Hai capito? Quando tu tornerai a fare la casalinga, scoprirai come vengono affidati i parcheggi. Perché è a luglio. Quindi o lavori nella scuola o fai la casalinga, o fai un lavoro, quello che è, ma sicuramente non sei all'amministrazione, perché non sei neanche in lista, quindi non sei nemmeno in minoranza. Nome e cognome. Nome e cognome. Se non rispondo ad altre cose è perché sono talmente banali che non meritano una risposta da parte di un sindaco. Perché Giulietta, ti devi fare una ragione, hai sempre a che fare con il signor sindaco, che sono io, hai capito? Non è casugno Peppe Pizza, sugno sindaco. E quindi quando parli con un sindaco, il sindaco non risponde alle banalità, il sindaco risponde a cose serie. Proprio vi manca l'ABC dell'amministrazione pubblica. Minacciamo le persone. Nome e cognome. Nome e cognome. Se io sono andato da un datore di lavoro per minacciare di licenziare una persona, tu devi fare il nome e cognome. Oppure andate nella caserma e mi denunciate. Gli attributi ce li avete o non ce li avete? Perché cara Giulietta, per fare il sindaco ci vuole determinazione, ci vuole carattere. Quindi piuttosto che dire queste cose, nome e cognome. Io l'altra sera quando ho detto che qualcuno dei tuoi sostenitori è andato a casa di persone di Forza d'Agro promettendo soldi e radiografie gratis, l'ho detto con cognizione di causa, perché quella famiglia è pronta a salire sul balcone e a dire che è vero. E poi vediamo voi come li smentite. Poi vediamo come li smentite. Nome e cognome ci vuole. Nome e cognome, vergogna, vi dovete vergognare, ma d'altronde è normale, vi manca il terreno sotto i piedi e quindi cominciate ad attaccarvi a queste cose. E poi vieni sul balcone e dici l'architetto lombardo ha fatto il mio nome, l'architetto lombardo voleva a me come sindaco. L'architetto lombardo quando capiva che sindaco eri tu, il candidato chiudeva la sua casa di Sant'Antonio per non sciudere luci e non si fecero neanche riunione a sua casa, altro che ha fatto il tuo nome. Poi io sono imbroglione, ti riempi la bocca, tu però sei falsa e neghi la verità, questo è poco ma sicuro. Noi abbiamo fatto comizi pieni di insulti, ci dobbiamo vergognare, voi siete il nuovo, noi siamo il vecchio, noi non siamo né il nuovo né il vecchio, noi siamo l'amministrazione attuale di Forza d'Agro che amministrerà per i prossimi 5 anni e che ha lavorato con serietà, intelligenza e pacatezza per il bene del paese. Questi siamo noi e ci conosce tutta la cittadinanza. Infatti l'altra sera, dopo che hai parlato tu dal tuo balcone, si è raggiunta la massima finezza con l'intervento di un tuo candidato che fra poco spaccava le casse degli altoparlanti per come urlava. Probabilmente è abituato a frequentare mercati e quindi pensava che si doveva parlare in quel modo. Noi vinciamo, non c'è dubbio che vinciamo, con i voti di Forza d'Agro e di Scifì. Tizio vota per me, Caio vota per me, ma chi se ne sta fregando? Noi vinciamo con i voti della cittadinanza intera, non ce ne sono persone che gestiscono pacchi di voti, c'è il singolo cittadino, noi vinciamo con il voto di ogni cittadino che ci sosterrà. Non avevo bisogno né di Giovanni, né di Pippo, né di Lorenzo, né di Antonio, ogni cittadino.
mi sostiene, sostiene a me, ma chi se ne frega, ma chi se ne sta fregando? C'è bisogno di dirlo nel balcone, c'è bisogno di dire nel balcone chi vi sostiene e chi vi dà i voti, quasi quasi ve lo dicete per convincervi, ve lo dite, scusatemi, dice un corpo di cete, ve lo dite per autoconvincervi. A noi non ci interessa chi vi dà i voti, non ci interessa, è che mancate di contenuti. Quindi dovete fare il comizio un poco difendendo l'avvocato Briani. Filippo, se si voleva difendere, se si è sentito offeso, se lo hanno attaccato, si difendeva lui stesso. 10 interventi, 10 avvocati difensori. Quando l'avvocato è lui solo, gli fanno l'avvocato difensore tutti quanti. Fra poco ti santificano, Filippo. Poverino, poverino, poverino. Continuamente. Ognuno interviene, poverino. Perché non parlavate del programma? Perché tu, Giulietta, dicevi nelle prossime sere continueremo, nelle prossime sere continueremo. Io l'ho detto quello che ho fatto per Scifì, l'ho detto una sera, l'ho elencato dalla prima all'ultima cosa, tutto quello che ho fatto per Scifì. Certo, non ti interessava, è normale, non ti può interessare. Come puoi dire che abbiamo fatto bene? È normale, è normale. Vi ricordate le battutine facili, i panettoni? E offendete pure l'intelligenza delle persone, perché è un segno di gentilezza nei confronti dei cittadini. Perché pensi che ci compriamo il voto della gente col panettone? Io non lo so che gente si è abituata a frequentare, ma i cittadini di Scifì e di Forza d'Agro non si fanno comprare con un panettone, te lo posso assicurare. Io sono imbroglione, diavoli si di pallonare proprio, ve lo dico alla carcarara, gonfiate palloni e li lasciate correre in aria, io sono imbroglione. Ora questa sera voglio lanciare un appello al signor Bianca, a Carmelino Lombardo, perché loro dicono che non hanno bisogno del loro sostegno, noi siamo nuovi, non abbiamo bisogno del sostegno di nessuno, loro con noi non c'entrano niente, sul nostro balcone parlano solo i candidati di Scifì e di Forza d'Agro, i candidati della lista. Ora Carmelino Lombardo, Bianca, venite dal mio lato, venite, portatemi voto a mia e io lo dico che ci siete dietro di me, visto che loro non hanno il coraggio di dirlo, io lo dico, non ci sono problemi, siccome vi negano come se avete la peste. Vi negano quando probabilmente avete delle capacità superiori a molti che sono sul balcone. Io non vi nego, se volete venire, mi volete sostenere, accetto i vostri consigli, non ho paura di fantasmi. Carmelino Lombardo, Nino Bianca, se avete influenza sulla gente, fateli votare per me e io poi vi dico grazie, perché loro vi negano, vi stanno umiliando. Però poi di nascosto vengono e fanno le riunioni a Santa Teresa e il professore Carmelino Lombardo gli fa la scuola a tutti i candidati di Scifì e ci spiega chi tu vanno a dire. Fatelo venire qua a Scifì, fatelo venire qua nella sede, che c'è di vergognoso? A qualcuno gli avete detto che non ci sono di dietro, così li convincete per venire a votare probabilmente. Diglielo che andate a Santa Teresa e vi incontrate di nascosto e vi spiega, perché lui ve lo può spiegare come si fa la politica, lui ve lo può spiegare, perché lui la sa fare la politica, l'ha saputa fare, perché ormai è tramontato, ma l'ha saputa fare. Io non ci credo ai finanziamenti, disse stasera, ma chi se ne sta fregando? Chi se ne sta fregando? I finanziamenti sono là, sono nel bilancio comunale, sono nelle casse del comune. Se tu ci credi o se tu non ci credi, cara Giulietta, ma chi se ne sta fregando? La gente li vede, sono là. Io non ci credo, non ci credo. C'è da credere su una cosa che è una realtà, se ne prende atto. Non è che si crede o non si crede nella realtà. La realtà è quella, ti può non piacere, ma c'è. E i finanziamenti ci sono, uno per uno. Torniamo al depuratore e poi parlo anche di qualche cosa che voglio fare, così non dite che non parlo di programma. Candidati della lista numero 2, vi voglio portare un pochettino indietro nel tempo. Quelli che facevano parte della compagine del professore Agostino Lombardo, ve la ricordate una cosa? Quando voi eravate all'amministrazione,
sul giornale La Sicilia, corrispondente Filippo Brianni, usciva ogni giorno un articolo, o quantomeno ogni settimana, insomma, periodicamente un articolo. Liquami sversati nel torrente. L'amministrazione comunale non fa niente per i liquami sversati nel torrente. E continuava, sempre sto disco. Diventa sindaco l'architetto Carmelo Lombardo, magicamente scompaiono dai giornali dalla Sicilia gli articoli sul depuratore, sullo scarico fognario di Scifì. Non se ne parla più, perché giustamente c'era comparanza, quindi non si doveva attaccare su questo argomento. Basta, i liquami non c'erano più. E ora avete il coraggio di parlare per noi che abbiamo fatto il depuratore. Depuratorino, disse ancora l'architetto. Perché non lo facevi tu, che non hai fatto niente e hai consentito 9 anni che scaricassero i liquami nel torrente? Perché non lo facevi tu? Non è un passo avanti? Noi lo collegheremo subito a Santa Teresa. Attaccate una corda, è una corda d'acqua, lo collegate a Santa Teresa. Ma che stupidaggini dite? Ma che stupidaggini dite? Come ci si collega a un depuratore? Il depuratore può contenere la portata di Scifì, ve lo siete chiesti? Ci sono le autorizzazioni per farlo. Noi collegheremo, pigliano una corda, tirano e lo collegano al depuratore di Santa Teresa. Santa Teresa vi dice: facciamo il depuratore comprensoriale, o voi vi tenete il vostro. Avevamo bisogno di voi che ce lo venivate a dire, perché non ci avevamo pensato di collegarla a quello di Santa Teresa. Avevamo bisogno di scienziati. Meno male che tutti gli scienziati sono da quel lato. Intanto noi abbiamo risolto il problema. Non l'abbiamo risolto tutto, l'abbiamo risolto in parte, ma abbiamo fatto un passo avanti. Un passo avanti rispetto a chi è stato 9 anni nell'amministrazione e non ha fatto niente. E quindi siamo migliori di lui. Noi risolviamo i problemi e voi criticate. Vergogna! Vi dovete vergognare quando criticate le cose fatte per il bene di una comunità. Qual è il problema se le abbiamo fatte noi? Voi siete l'alternativa. Ma è inutile che attaccate le cose fatte. Dite cosa non abbiamo fatto, perché anche da voi possiamo prendere spunto. Quando voi tornerete a casa e noi saremo all'amministrazione, io me lo ricorderò. Se avete detto qualche cosa intelligente, io me la ricorderò. Poi parlate, programmi, la pista di automobiline. Cioè, la pista di automobiline l'abbiamo fatta noi. Cioè, ma veramente è l'assurdo. Cioè, l'hanno fatta i ragazzi di Scifì, ma con il consenso di questa amministrazione. Cioè, vi prendete i meriti di cose che noi abbiamo già realizzato e ve le inserite nel programma. Cioè, non avete la fantasia, è frenata la vostra fantasia. La fantasia ce l'avete solamente negli attacchi e negli insulti. Nelle idee di sviluppo per la vostra comunità, fantasia non ne avete. Sistemeremo la pista di automobiline che abbiamo fatto noi, e quindi, se ci permettete, la sistemiamo noi, perché noi l'abbiamo fatta. L'hanno fatta i ragazzi col nostro assenso, consenso, permesso, con tutto quello che serve, con le autorizzazioni, perché ogni tanto le autorizzazioni servono, non come quelle dei comizi, quelle non servono, queste servivano. I ragazzi sanno che possono contare su di noi, che quando hanno avuto un'esigenza hanno trovato la porta aperta. E non è che io ho chiesto se erano che votavano per me o votavano contro di me. Chiunque si è presentato gliel'abbiamo consentito. Fatevi venire altre idee, non copiate le nostre, perché quelle le portiamo avanti noi. Poi l'altra sera, a un certo punto, nei punti programmatici che avete detto, noi provvederemo allo svuotamento dei torrenti. Una balla! Ma come provvedete allo svuotamento dei torrenti se i torrenti sono di proprietà del genio civile? Come andate a svuotare il torrente? Prenderemo la sabbia e la porteremo per fare il ripascimento. Vi manca l'ABC della politica, l'ABC della politica. La sabbia nei torrenti non si può toccare. Chiedete ai carabinieri.
Come prendete la sabbia e la portate? Aspettavo, ma avviamoci per svuotare i torrenti. Non si può fare, non è consentito, il genio civile lo proibisce. Abbiamo fatto guerre tutti i paesi su questa cosa. Avevamo le imprese che gratuitamente si prendevano la sabbia se gli davo il consenso del genio civile. Non si può fare. Il genio civile ti dà il permesso di scavare al centro e mettere la sabbia sui bordi. Andiamo e svuotiamo il torrente. Quando fate i punti programmatici, informatevi. No, a chi la spara più grossa. Non si può svuotare il torrente, quindi abolitelo dal vostro programma quel punto. Sant'Alessio l'ha fatto una volta, è vero. Ma voi non avete idea che iter lungo che hanno dovuto fare. E noi tutti quanti abbiamo dato l'autorizzazione al sindaco attuale di Sant'Alessio, alla dottoressa Fichera, affinché potesse pure lei chiedere di utilizzare la sabbia dei nostri torrenti. E il genio civile ancora non glielo ha permesso, perché si ostinano su questa cosa. Anche con l'assessore Bartolotta ne avevo parlato, quando era alle infrastrutture. Gli avevo detto: Nino, per favore, facci svuotare sti torrenti, che lui da sindaco da Savoca sapeva cosa significava quando c'erano le alluvioni, soprattutto nelle sue frazioni a mare. E non ha potuto fare niente, perché non si può fare. Non si può fare. Ve lo ripeto, vi manca l'ABC della politica. Io alcune idee programmatiche per Scifì ce le ho, alcune le ho spiegate le altre sere e alcune le spiego questa sera, poi lascio lo spazio agli altri colleghi candidati e poi farò l'appello finale per avere il vostro consenso il 25 maggio. È vero, ne parlate anche voi, amici della lista numero 2. C'è una possibilità di sviluppo turistico per la frazione di Scifì, è normale, c'è. Ed è il turismo naturalistico e rurale e il turismo anche religioso. Sono due filoni di turismo diversi che seguono dei percorsi diversi, ma sono due percorsi di sviluppo turistico che hanno visto la nascita con la nostra amministrazione. Perché noi l'abbiamo fatto il sentiero che porta a Scifì. Non l'ha fatto nessun osservatorio, nessuna associazione, nessuna scienza, lo abbiamo fatto noi. Lo hanno fatti i volontari sentieri di Forza d'Agro con l'ausilio della pubblica amministrazione. E quindi questa è una forma di turismo, ma è una forma concreta. Fare di Scifì la culla della Valle d'Agro, belle parole, domani che si può fare. Noi consentiamo a un gruppo di turisti di venire a Scifì anche domani, partendo dal percorso naturalistico di Forza d'Agro e arrivando a Scifì. Poi idee faraoniche ne abbiamo tutti quanti, ma intanto abbiamo queste realtà che vanno incentivate. Anche con i limiti, anche con le difficoltà, anche senza soldi. Perché è vero, Filippo Brianni, la Via dei Santi, il percorso è nato anche nel 2007, nel 2006. Io non è che voglio avere il merito, poi su questa cosa si soffermerà il vice sindaco. Però sicuramente con l'amministrazione da me capeggiata si è dato un forte impulso a questa iniziativa. Non è che io voglio il merito che si è fatta la Via dei Santi grazie a Fabio Di Cara, no, però Scifì, la comunità di Scifì ha avuto un posto di rilievo ogni qualvolta si è parlato di Via dei Santi e di turismo religioso grazie a Fabio Di Cara, che si è impegnato in prima persona, perché ci credeva in questa cosa, perché ci ho creduto. Perché a Forza d'Agro è più facile parlare di turismo, qua veniva più complicato e quindi quando ho visto che questa poteva essere una possibilità concreta di fare turismo mi sono buttato a capofitto. La brochure, Filippo, è nata da un'idea nostra, tu hai detto giusto, le amministrazioni si sono un poco impossessate del discorso che era nato sotto un profilo di associazioni religiose, giusto, hai detto giusto. Ma l'abbiamo fatto proprio con lo scopo di, diciamo, poter supplire a quelle mancanze che l'associazionismo magari non poteva affrontare, come un minimo di spesa. Cioè le brochure sono costate ad ogni comune 1.000 euro,
probabilmente se all'associazione veniva chiesto 1.000 euro, l'associazione, essendo una congregazione, diciamo, religiosa, non aveva la possibilità di farlo, no? Quindi, mettendo l'amministrazione in prima persona, si è investito su questa operazione. E l'idea è nata a Sant'Alfio, che c'ero io, ero io il sindaco, l'ho fatto io l'intervento. Non è che voi gli ho detto grazie, è la realtà. Io mi sono alzato e ho detto: è l'ora che anche le amministrazioni comunali si interfaccino con questa realtà. C'era il sindaco di Trecastagni che ha subito aderito all'iniziativa, c'era il sindaco di Sant'Alfio, c'era un assessore di Frazzano e subito abbiamo aderito a questa iniziativa. Magari era l'entusiasmo che ero stato eletto 15 giorni prima sindaco, non è che ti voglio dire che mi vengono dalla mia scienza, però è nata da quella. Non è che mi devi dire grazie o la comunità di Scifì mi deve dire grazie, sono cose dovute, Filippo, sono cose che uno deve fare per il proprio territorio, perché se uno fa il sindaco deve pensare a queste cose, non deve pensare ad altro. Un'altra idea programmatica che si svilupperà nei prossimi 5 anni. Intanto apro una parentesi sul Parco della Gro. Filippo, se tu sei stato invitato a una riunione del Parco della Gro, va bene, t'ascutaste, dico, ma non è che l'iniziativa o si deve qualche merito a te. Il team di esperti di Santino Mastroieni l'abbiamo nominato noi. L'ho nominato io assieme al sindaco di Casalvecchio, sono, sai, delle puntualizzazioni, non perché io ho dei meriti, ma perché l'idea veramente è nata a noi, agli amministratori. Poi se ne è fatto capo il sindaco di Casalvecchio, che tu l'altra sera ho partecipato a una riunione, che stiamo a dire grazie a Tia, tu hai partecipato a una riunione perché il primo di me ha consentito che tu venissi, perché io sono il sindaco e quindi quando si è deciso di allargarla si è fatto anche il tuo nome, perché tu lo sai che sopra di te non ce ne sono state mai riserve quando si parla di cose legate alla cultura, hai avuto sempre la mia disponibilità e il mio appoggio, come io ho avuto il tuo e non lo nego. Quindi l'idea del Parco della Gro, io me ne prendo la paternità assieme agli altri colleghi sindaci, è un'idea che è nata a noi e noi la stiamo portando avanti, non la sta portando avanti il tecnico fa quello che gli dicono gli amministratori. Chi ha redatto la bozza l'ha sottoposta all'attenzione dei sindaci, ora siamo noi che dobbiamo dire ci piace o non ci piace. Si aggiunge o si toglie. Il ruolo è politico in queste cose ed è quello che ha detto l'architetto Lombardo: siccome non si può essere pronti quando esce il bando, noi ci stiamo preparando prima. Quando uscirà il bando c'è tutto il progetto pronto, perché già siamo alla fase 2, ci sono i tecnici che stanno elaborando la fase progettuale, tecnici nominati da noi. Col nostro benestare, con il mio benestare. Quindi se poi la firma sul progetto la mette Tizio, Tizio è espressione dell'amministrazione comunale, dei comuni che sono interessati dalla progettualità. Non cercate di girare le cose per sminuire i ruoli delle persone, perché anche quello non è che voglio detto grazie, io le cose che le ho fatte per il bene della nostra comunità, non per avere detto grazie. Io le mie soddisfazioni me le prendo nell'ambito lavorativo, come te le prendi anche tu. Abbiamo studiato, facciamo i professionisti, bene o male lavoriamo, e allora lì siamo orgogliosi delle nostre cose. Nell'amministrazione no. Nell'amministrazione lavoriamo per il bene del paese e quindi tutto quello che facciamo lo facciamo per il bene del paese. Non va detto grazie, non è che io ho fatto l'elenco delle cose che ho fatte, che abbiamo fatto con la nostra amministrazione per avere un applauso ad ogni finanziamento. Per dirvi, cittadini, qua c'è gente che ha a cuore il bene del suo paese. Questo abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto. E poi non parliamo di contenuti. La prima sera abbiamo fatto 3 ore di comizio. E io ho detto una per una tutte le cose che abbiamo fatto a Scifì. Andate su internet e ve lo riascoltate. Se non abbiamo fatto niente, eravate un pochettino distratti forse. Ascoltatele. Mi potete dire potevi fare di più. E lo accetto. Perché è normale che potevo fare di più. È normale. Ma lo farò nel secondo mandato, non vi preoccupate.
ci sono altri 5 anni. Mentre voi vi farete le scampagnate con la bella comitiva che vi siete creata, noi amministreremo per i prossimi 5 anni. Perché siccome la politica è una cosa seria, noi scampagnate non ne facciamo, non balliamo, non cantiamo, non facciamo scampagnate. Gli amici, ognuno ha i suoi. Questa è un'amministrazione, non è un gruppo d'amici, perché la politica è una cosa seria e non si fa con l'amico. Si fa con la persona giusta che è in grado di ricoprire quel determinato ruolo. Quindi è inutile che dite ai 420 tutta questa gruppo unito, belli, una bellissima esperienza. Mi fa piacere che avete fatto questa esperienza di vita, ma amministrare un paese è altro, non è la bella comitiva. La bella comitiva è per quando si esce, per quando si amministra ci vuole altro. Io con Massimo non ci devo andare a cena per forza, ci dobbiamo trovare nel comune a risolvere i problemi della gente, poi Massimo il sabato se ne esce con chi vuole, io me ne esco con chi voglio. Un'altra idea che ho l'altra sera detto a Forza d'Agro, ma credo che sia anche, diciamo, territorialmente localizzabile in maniera più facile a Scifi, è quella del canile comprensoriale o quantomeno di un luogo di ricovero per gli animali, non solamente cani ma anche gatti, che sicuramente è un'idea valida che può essere realizzata e sulla quale la regione ha investito mettendo delle somme di denaro su questi capitoli. Inizialmente, come diceva Forza l'altra sera, questa cosa si era pensata di farla con l'Unione dei Comuni. C'era stato qualche altro comune che aveva pensato di farla a livello comprensoriale, ma di fatto non si è realizzata. Io credo, anche spinto dalla volontà di alcuni cittadini di Forza, ma credo che ce ne siano anche qui a Scifi sensibili agli animali, che questa possa diventare una realtà del nostro territorio. Nella zona non c'è un canile comprensoriale, ogni cane o gatto randaggio teoricamente è di proprietà del sindaco, nel senso che il sindaco è responsabile degli animali randaggi e quindi tutti gli amministratori si trovano in difficoltà ad affrontare questa problematica. E allora perché non realizzarlo noi nel nostro territorio? Magari a Scifi la condizione, diciamo, territoriale consente più di trovare più facilmente un'allocazione per questo tipo di iniziativa e quindi proprio per questo questa sera l'ho voluta sviluppare anche qui come argomento programmatico. È una bella idea, è un'idea che consente di coniugare volontariato e allo stesso tempo di dare la possibilità a qualcuno di impiegarsi in questo genere di attività, perché vi torno a ripetere, nel comprensorio non c'è un canile e vi posso assicurare che quando il comune deve ricoverare un cane o un gatto randaggio sono dei bei soldi che si pagano, quindi averlo nel nostro comune ci consentirebbe intanto di risparmiare se ci troviamo di fronte a una problematica del genere e allo stesso tempo ci consentirebbe di offrire un servizio ai comuni vicini. Mi sembra una bella idea, mi sembra un'idea concreta da portare avanti. Questo è quello che vogliamo fare. Non solo questo, altre cose le ho dette nelle altre sere, alcuni aspetti programmatici li svilupperà adesso Stefano con il suo entusiasmo di giovane e di ragazzo, che sicuramente ha molte idee, vivendo questa realtà 24 ore al giorno, e così vi risolvete il problema di chi sta qua 24 ore al giorno, visto che ne avete fatto un cavallo di battaglia. C'è Stefano che dorme qua, state tranquilli, se Massimo dorme a Santa Teresa, di notte vigila Stefano e Fabiola. Così abbiamo risolto il problema. Visto che vi sta a cuore questa cosa di chi sta di notte qua. Ma effettivamente avete ragione, perché ritornando all'architetto Lombardo, quando è mancata una settimana l'acqua a Forza d'Agro, a lui che gliene fregava, stava a Sciglio, quindi se a Forza d'Agro è mancata l'acqua una settimana, a lui che cosa gliene fregava? Lui certamente si lavava e le attività continuavano a lavorare, a Forza d'Agro per una settimana c'è stata la paralisi generale, ma a lui che gliene fregava? Era malato, aveva la febbre e quindi non poteva fare una chiamata all'EAS per risolvere il problema. Ma domani sera a Forza d'Agro ve ne dirò altri catastrofismi che ha fatto lui, di cui ancora ne paghiamo le conseguenze, ma siccome riguardano anche Scifi,
Ma le dico là, qua l'anticipo solamente, borghi più belli d'Italia, se non ci siamo la colpa è la sua. Domani sera spiegherò a Forza d'Agro perché la colpa è la sua. A quest'ora anche Scifì, assieme a Forza d'Agro, faceva parte dei borghi più belli d'Italia. Per colpa dell'architetto Carmelo Lombardo, noi non ci siamo tra i borghi più belli d'Italia. E poi vi spiego perché, ma ve lo spiego domani sera a Forza d'Agro perché. Così lascio un poco di suspense. Io stanotte non dorme perché non sono ricorderato quale fu il motivo. E poi ve lo spiego io domani sera a Forza d'Agro qual è stato il motivo. Che ancora ne paghiamo il prezzo, li ho pregati come santi per farci entrare. 27 delibere abbiamo fatto e ci hanno detto di no, perché era troppo tardi, perché ci avevano dato una chance la prima volta, non l'abbiamo accettata e quindi ora ne dobbiamo pagare il prezzo. Ma tanto lui abita a Sciglio, a Roccalumera, che gliene frega se Forza d'Agro è tra i borghi più belli d'Italia oppure no. A lui non gliene può fregare di meno. Per quell'ora che sale la mattina, 2 mesi prima delle elezioni, che cosa gliene frega se fa parte o non fa parte dei borghi più belli d'Italia? Va bene, io adesso lascio la parola agli altri oratori, ho anche parlato troppo. Ci risentiamo più tardi, in chiusura, per invitarvi a sostenere la nostra compagine, per invitarvi a sostenere la conferma della nostra amministrazione. Lascio adesso la parola a Massimo Cacopardo, il vice sindaco, per chi ancora non l'avesse capito. Amici di Forza d'Agro e Scifì, buonasera e ben ritrovati. Vi ringrazio di essere così numerose anche stasera. Siamo davvero arrivati alla conclusione di questa campagna elettorale che, almeno per quanto mi riguarda, si è svolta in maniera corretta e propositiva. Sono abbastanza convinto che dei buoni amministratori debbano fare della moralità e della legalità la loro stessa ragione di vita, condizione questa sicuramente necessaria, anche se a volte non sufficiente a garantire una buona amministrazione. Sono anche convinto che sia indispensabile dare fiducia a persone capaci, che sappiano programmare delle scelte economiche e sociali per il proprio paese. Dopo questa breve introduzione ci terrei a fare delle precisazioni a degli argomenti affrontati l'altra sera da Filippo Brianni. In merito alla brochure, l'ideatore per la realizzazione della stessa, e questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo, è stata questa amministrazione. Anzi, per essere più preciso, io. E ti spiego subito, perché forse tu non ricordi tanto bene, Filippo. Nel luglio 2007 ci siamo riuniti presso la sede della confraternita di Sant'Alfio, gli amministratori della comunità dove si venivano i santi martiri. In questo incontro preliminare, coordinato dall'amico comune Salvatore Troanini, presidente della confraternita, abbiamo espresso la volontà di partecipare ad un progetto comune e su mia proposta si è pensato di creare un'unione dei comuni dove è presente il culto dei tre santi, un'unione finalizzata allo sviluppo del turismo religioso e dei servizi ad esso legati. Contestualmente mi impegnavo a preparare una proposta di protocollo d'intesa da presentare alle altre amministrazioni e, come ho già detto al primo comizio qui a Scifì, caro Filippo, carta canta. Successivamente nel 2007, esattamente nel settembre 2007, il commissario regionale del comune di Forza d'Agro, tu ricorderai il dottor Leone, mi delegava a rappresentare il comune di Forza d'Agro e sono andato a Lentini, Filippo,
per firmare ufficialmente il protocollo di gemellaggio tra i comuni e le confraternite. Carta canta, Filippo. Il 22 settembre del 2010 ci siamo riuniti presso il comune di Trecastagni. Era presente il nostro sindaco e proprio lui ha chiesto a gran voce e ha voluto concludere che era giunto il momento di decidere la stampa della brochure. Tu non c'eri, Filippo. E a seguito di questa richiesta il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, ha chiesto a tutti i sindaci presenti di far visionare i preventivi che ognuno aveva presentato per la stampa della brochure. Il 18 gennaio la giunta comunale di Forza Agro ha deliberato l'impegno spesa per l'acquisto di 5.000 opuscoli. Se vuole la delibera, carta canta, Filippo. Finalmente, dopo tanti solleciti fatti da me, chiaramente, Filippo, ai comuni, per la delibera di impegno spese e per la stampa della brochure, siamo riusciti a farla stampare, Filippo. Finalmente il 7 maggio 2013, sto facendo un breve excursus, se dice così, giusto? Ci siamo riuniti nel comune di Sant'Alfio per la presentazione della brochure che voi tutti oggi avete. Ho tutte le carte per poter confermare tutto quello che sto dicendo, Filippo. Non chiacchiere, ma tu lo sai che io non ne faccio chiacchiere. Di quello che posso, in base alle mie possibilità e ai miei limiti. Altra precisazione, Filippo. L'icona, pura corrente, pigliai. L'icona dei Santissimi Martiri installata nella via dei Santi nel comune di Frazzanò è stata voluta fortemente da me, Filippo, dopo che il comune di Frazzanò il 29 settembre 2010 mandò al comune di Forza Agro una richiesta di autorizzazione e impegno spesa per l'installazione dell'icona dei Santi. I meriti è giusto che me le prenda, anzi voglio prendermi se mi consenti, caro Filippo. Mi dispiace, beh, i cose carta canta, come dico. Questi sono escavi archeologici. L'altra sera il sindaco l'ha già chiarito in questa piazza in modo dettagliato i vari passaggi che ha fatto questa amministrazione. In attesa di tempi migliori dal punto di vista economico, è doveroso aggiungere che questa amministrazione ha sempre avuto molta attenzione. Ti assicuro, e tu lo sai, Filippo, abbiamo sempre mantenuto pulito la zona degli scavi. Perché non chiede a tuo zio Letterio, Filippo? Chiede a tuo zio Letterio. Sulla battuta che presenta una panchina sulla sommità degli scavi, che ti posso dire? Sicuramente non sono stato io, Non sono stato io. A forza qualcuno ci mangiava di male, che t'ha a dire? Comunque adesso grazie a tuo zio Letterio è stata rimossa. Ti assicuro che in questa piccola comunità capita di tutto. Però mi permetto di darti un suggerimento. Guarda a 360 gradi le cose giuste e quelle sbagliate, Filippo. Solo così possiamo accrescere questa bellissima comunità. E tu lo sai che ci fia tante potenzialità. Comunque concludo, dai. È inutile cercare in tutti i modi di screditare il nostro lavoro, ragazzi. Dai. Perché la gente ha potuto constatare l'impegno che abbiamo dimostrato in questi 5 anni. Quindi, amici, che vi posso dire? Dateci la possibilità di continuare il lavoro iniziato 5 anni fa e vi assicuriamo il massimo impegno e la buona volontà. Votate lista numero 1. Votate Fabio Di Cara. Votateci. Grazie dell'attenzione. Buonasera a tutti. Vi ringrazio.
Vi ringrazio per la vostra presenza in questa piazza. Sapendo che lo spazio è limitato, non mi voglio divulgare più del dovuto. Mi preme però, in questo nostro incontro, spendere giusto due parole a favore del nostro programma. Un programma operativo, fondato sull'innovazione, sul lavoro, sui giovani. Un programma che si pone come obiettivo prioritario lo sviluppo e la valorizzazione del nostro paese. Voglio portare avanti anche delle mie proposte, oltre al programma della mia lista insieme, come un sistema di videosorveglianza per la via nei punti di entrata e uscita dei paesi di Forza Agro e Scifi, un hotspot wifi gratuito per le vie principali dei paesi e nei punti di interesse culturale di Forza Agro e Scifi, ricostituire il verde pubblico e cercare di sistemare le zone disagiate con pavimentazione nuova o installazione di piante decorative. Illuminazione a LED su tutto il territorio per il risparmio dell'energia elettrica comunale. Ho visto nel comizio di Carmelo che le idee sono quasi identiche, dico simili. Siamo simili, dai, le idee sono le stesse. Comunque voglio ringraziare tutti quanti, quelli che ci sosterranno per questa campagna elettorale e per la costituzione della lista insieme, dove vedo una vera speranza di rinnovamento per il nostro paese, anzi oserei dire una certezza. Quindi votate liste insieme, numero 1. Arrivederci. A me dai, un appello. Buonasera a tutti, grazie ancora una volta per essere tutti qui. Volevo soltanto ringraziarvi ancora una volta per il vostro sostegno, per la vostra presenza qui oggi. Vi dico che non ho niente di pronto, né progetti né parole che ho scritto, ma saranno i fatti a parlare, questo penso che basterà a tutti. Mi scuso per la mia mancata presenza nelle sere precedenti, ma purtroppo gli impegni lavorativi hanno prevalso su alcune sere e non ho potuto fare altrimenti. Questa sera ho fatto del mio meglio per essere qui presente. Vi dico soltanto di darci la fiducia che sicuramente meritiamo nei confronti di tutti i membri che sono qui oggi. Siamo sicuramente delle persone capaci e non ignoranti come molti ci ritengono. Volevo sicuramente dire che io non ho fatto insulti e non ho sparlato dietro a nessuno, anche se questo mi è stato, diciamo, restituito nonostante io non avessi fatto niente. Dico soltanto che io, da ignorante in materia di politica, faccio soltanto la consigliere, non vado ad ambire sicuramente a posizioni delle quali non sono nemmeno in grado di portare avanti. Detto questo, vi dico di darci una fiducia e di votare la lista numero 1 con Fabio Di Cara sindaco. Buonasera a tutti. Bene, cari concittadini, io credo che possiamo chiudere qui questa campagna elettorale nella nostra amata frazione, perché che se ne dica, la frazione di Scifi è amata anche dai cittadini di Forza d'Agro. E quando nei nostri 5 anni si sono prese delle iniziative per il territorio di Scifi c'è sempre stata l'unanimità, non si è mai fatta una distinzione o una differenza. Il nostro sostegno lo abbiamo sempre fatto avere a nati o dove siamo cresciuti. Noi vi garantiamo il nostro impegno per i prossimi 5 anni, un impegno a fare di più e a fare di meglio, perché effettivamente alcune idee che c'erano sulla frazione non si sono potute realizzare. Ne faccio ammenda a me stesso.
come dico le cose positive, dico anche quelle negative. C'erano delle grandi idee che non si sono riuscite a realizzare, delle piccole cose che non si sono riuscite a realizzare, ma le realizzeremo con quella umiltà che ci contraddistingue, perché noi non cerchiamo consensi e non cerchiamo meriti, noi lavoriamo per il bene della nostra comunità. Se poi il cittadino ci vuole premiare, noi siamo qui a prestare il nostro servizio. Nessuno di noi ha trovato realizzazione nel ricoprire un ruolo amministrativo. Ringraziando Dio, ognuno di noi è affermato nella propria vita, nella propria famiglia e nel proprio lavoro. E quando ricopre un ruolo istituzionale, presta un servizio e toglie tempo alla propria famiglia e al proprio lavoro. Ma non ci si deve lamentare, perché le cose che si scelgono, non ci si deve lamentare poi se portano delle difficoltà. Le abbiamo scelte e quindi siamo tenuti a farle. Ma vi posso assicurare che ci vuole molto spirito di sacrificio. E noi lo abbiamo fatto. Questo sacrificio lo abbiamo spalmato nella nostra quotidianità. E come vi dicevo, se anche non c'è una presenza mia fisica o non c'è stata una mia presenza fisica, c'era la presenza dell'amministrazione comunale e dell'istituzione comune. Perché anche se sono un dominus, un signorotto, farò l'elenco di tutti gli appellativi che mi sono stati attribuiti, i quali mi fanno sorridere tutti, veramente, mi sono divertito in questa campagna elettorale. Vi posso assicurare che il protagonismo non fa parte di me stesso. Questo ve lo posso dire, perché ringraziando a Dio la mia formazione mentale mi fa trovare piacere in cose serie e non nelle formalità e nelle cose di facciata. Quindi quando mi avete visto l'ho fatto perché sentivo di esserci, non ho bisogno di fare sfilate, non ho bisogno di fare parate. Quando vengo a Scifì vengo perché ci tengo a venire, questo che sia chiaro. Io questa sera in conclusione vi chiedo il vostro consenso, vi invito a votare la lista numero 1, a votare Fabio Di Cara come sindaco. Mi conoscete, posso migliorare, peggiorare è difficile, posso migliorare. Quindi se vi sono piaciuti i primi 5 anni, per i prossimi 5 anni vi garantisco che sarò un pochino migliore. Ringrazio tutti i componenti della lista numero 1 questa sera qui presenti. Vi porto il saluto di Claudio Smiroldo, il quale lavora e naturalmente il lavoro ha la precedenza. E questa sera non è potuto essere qui tra noi, ma naturalmente è come se fosse presente. Faccio anche io gli auguri alla candidata della lista numero 2, Tina Lombardo, che oggi si è sposata, e quindi a lei va l'augurio dell'amministrazione comunale e l'augurio mio personale. Vi ringrazio, faccio gli auguri alla moglie del candidato Sgroi, Rita, che oggi fa compleanno e onomastico. E vi dico arrivederci a domani sera a Forza d'Agro. Grazie per essere stati qui, grazie alle forze dell'ordine che questa sera sono tutte dispiegate nella piazza, ma siamo calmi, siamo bravi, non vi preoccupate, ci agitiamo un poco, ma sia noi che gli amici avversari, ma è la foga del momento. Grazie ai vigili urbani, grazie a Salvatore e a Vincenzo. Votate la lista numero 1, votate Fabio Di Cara sindaco. Grazie, arrivederci a domani sera.